bello, bello, una mattinata parlare di lavoro a Campi Bisenzio, lavoro e scuola, che sono le emergenze. Poi sono stato a Greve al Chianti a parlare delle difficoltà dei viticoltori, 300 produttori del consorzio del Chianti DOC, ovviamente quei ristoranti a mezzo servizio, gli alberghi chiusi e gli stranieri che mancano, chiedono e hanno bisogno di una regione veloce, presente, meno burocrazia, più promozione. Pensate che alcuni produttori mi hanno detto che quest'anno gli richiedono una Tari, una tassa ai rifiuti perfino più cara dell'anno scorso, quindi i toscani chiedono concretezza, non ideologia, e quindi penso che avremo gli uomini e le donne giuste per dare le risposte giuste. Acqua passata, c'ho la camicia nuova, c'ho... da ieri mi sono arrivate una ventina di rosari nuovi da mamme, da papà, da figlioli. Acqua passata, non porto rancore a nessuno. Ecco, diciamo che però quel sindaco, non quella signora che ha aggredito, ha i suoi problemi evidentemente. Il sindaco che il giorno prima ha detto che Matteo Salvini non era persona gradita a Pontassieve, magari qualche riflessione dovrebbe farsela, perché la Toscana è terra di bellezza, di arte, di cultura, di accoglienza, di integrazione, non di esclusione, non di rabbia, non di aggressione. Ma per me acqua passata, sono già operativo, più convinto di ieri. 40 anni, la partita è aperta, perché le elezioni regionali in Toscana avevano già un vincitore prima di cominciare. Questa volta c'è un candidato unico, bravo, sindaco, una squadra compatta, idee chiare. Dall'altra parte c'è confusione, c'è divisione, c'è litigio, e quindi questi 10 giorni faranno la differenza. Si può vincere di uno o perdere di uno, è per questo che il voto di ogni toscana e di ogni toscano può fare la differenza.